Ciao! In questo video cercheremo di capire se sia meglio investire in ETF o in azioni. Ora, chiaramente, la risposta a questa domanda è relativa e dipende da diversi fattori, ma speriamo di poter definire quali sono alcuni di questi fattori e speriamo di poter usare queste informazioni per prendere decisioni di investimento migliori che ci aiutino ad avvicinarci al nostro obiettivo di raggiungere l'indipendenza finanziaria. Ok. Quindi, prima di tutto, definiamo rapidamente che cos'è un ETF. Siamo sullo stesso campo, quindi ETF è l'abbreviazione di Exchange Traded Fund e, fondamentalmente, si tratta di un portafoglio di azioni o obbligazioni o opzioni o qualunque cosa un money manager, professionista, assembli e metta a disposizione degli investitori per comprare e vendere velocemente e facilmente in borsa, proprio come faresti tu. Proprio come se comprassi un'azione in borsa, potresti comprare un ETF. Naturalmente la maggior parte degli ETF ha dei costi di gestione. Quindi proprio questo è un punto a sfavore degli ETF, ma ci torneremo sopra in un secondo momento. Ok. Quindi, su cosa è meglio investire? ETF o azioni? La risposta più corretta va vista nell'ottica di come si vuole creare il nostro portafoglio di investimento, che deve ovviamente ambire al miglior guadagno possibile, con un rischio moderatamente basso o comunque calcolato in base alla nostra tolleranza. Se non riesci a farlo da te, allora guarda fino alla fine del video, così ti mostrerò come io stesso gestisco il mio portafoglio. Bene. Definiamo alcuni dei fattori che potrebbero costituire un buon portafoglio di investimenti o un buon investimento in generale. Ok, quindi il primo fattore che dovremmo considerare è la diversificazione. E questo lo diciamo per primo perché è il più semplice. Chiaramente questo punto andrà a favore degli ETF, poiché gli ETF, per loro stessa natura, sono un insieme diversificato di azioni, obbligazioni o altro, e la diversificazione dunque è proprio uno dei vantaggi chiave di possedere un ETF. Poi, un altro fattore potrebbe essere rappresentato dai dividendi. Anche se sappiamo che a molti investitori piacciono i dividendi, e questo è un fattore importante per molti di loro, a quanto ammonta il pagamento di un dividendo diversificato e quanto è affidabile? Penso che, per questo aspetto, dobbiamo dare un punto sia agli ETF e sia alle stock. Anche se possiamo certamente dire che è possibile ottenere un dividendo più elevato detenendo un singolo titolo azionario, se è questo quello che cerchi. Ma per quanto riguarda la stabilità dei dividendi, gli ETF sarebbero probabilmente vincitori. Il risultato comunque è che entrambi potrebbero andare bene per questo fattore, quindi diamo il punto a entrambi. Bene, passiamo ora alla crescita. Ancora una volta, è molto simile ai dividendi. Sicuramente possiamo ottenere una crescita migliore scommettendo su un singolo titolo, aumentando però il possibile rischio. E volete sapere una cosa? Aggiungiamo anche il prossimo fattore, che è il valore, perché questi due fattori sono molto simili. Ad alcuni investitori interessa la crescita, ad alcuni investitori interessa il valore e potrebbero avere entrambi un ruolo all'interno del nostro portafoglio. Sicuramente potremmo trovare un valore migliore delle azioni in merito alla crescita delle azioni in un singolo titolo, ma dall'altra parte gli ETF dovrebbero offrire maggiore stabilità grazie alla diversificazione a seconda di come sono composti. Quindi, ancora una volta, entrambi dovrebbero avere un punto per questo aspetto. Ora parliamo al prossimo fattore, che è il rischio. Penso sia giusto dare questo punto agli ETF, perché sono più diversificati e, diversificando di più, dovrebbero aver eliminato gran parte del rischio legato alla singola azienda. Questo non significa che abbiamo eliminato tutti i rischi. Ci sarebbe ancora comunque il rischio di, diciamo così, di settore. Se fosse un ETF, ad esempio, legato al solo settore energetico, tecnologico o ancora un rischio geografico, ad esempio un ETF con una esposizione nei soli Stati Uniti, queste peculiarità potrebbero renderli vulnerabili, ma ad ogni modo ciò non sarebbe mai rischioso come puntare tutto su un singolo titolo. Ok, ora questo è il nostro quadro generale. Ora dobbiamo porci di nuovo la fatidica domanda: è meglio investire in ETF o in azioni? In base alla nostra scheda di valutazione, sembra che gli ETF abbiano un vantaggio evidente. E personalmente penso che questo possa essere vero in molte situazioni.
ma nonostante questo, personalmente interpreterei l'investimento in singole azioni come degli investimenti superiori. La mia scelta in favore delle azioni ha bisogno di alcune doverose premesse. Lasciate che vi spieghi il mio ragionamento. Quando ho iniziato a investire seriamente, ero tutto preso dagli ETF e se anche oggi dovessi consigliare qualcuno, dando per scontato che conosca la sua situazione finanziaria, probabilmente propenderei per gli ETF, proprio grazie alla loro composizione diversificata e per il principio per cui la diversificazione dovrebbe portare a una riduzione generale del rischio. Questa diversificazione non può essere sottovalutata. Scegliere delle azioni vincenti non è facile, quindi in teoria, scegliendo gli ETF, si divide il rischio su molti investimenti e si rende tutto un po' più semplice. Penso sia la strada giusta, che per molti investitori principianti o in generale per tutti coloro che non hanno molto tempo da dedicare ad analisi e ricerche complesse, ecco, penso che gli ETF per costoro possano avere più senso. Dopotutto, dicono che la maggior parte degli investitori batta mai il mercato. Quindi, in teoria, se dovessimo acquistare un ETF che replichi, ad esempio, l'S&P 500 come VOO, beh, per una tariffa abbastanza bassa, possiamo semplicemente matchare al mercato. E dato che la maggior parte degli investitori nel lungo periodo non riesce a batterlo, questo implica che le nostre performance si porrebbero automaticamente sopra la maggior parte degli investitori semplicemente acquistando quell'ETF. Quindi questo può essere ottimo per molti investitori, ma uno dei lati negativi dell'ETF in generale ed uno dei miei problemi con gli ETF è che quando acquisti un ampio paniere di titoli è probabile che si comprerai i vincenti ma anche i perdenti e chiuderai con la media. Questo è un bene per molti investitori, ma se siamo un po' più sicuri della nostra capacità di scegliere le azioni, non sarebbe interessante se potessimo eliminare almeno alcuni dei perdenti o magari solo identificare un paio di vincenti? Bene, se potessimo farlo, se avessimo fiducia nella nostra capacità di farlo, ciò potrebbe offrirci per molto tempo un maggiore ritorno dell'investimento e farci avvicinare al nostro obiettivo di raggiungere la libertà finanziaria. Facciamo un esempio guardando, negli ultimi 5 anni, le azioni di Apple. Il ritorno totale di Apple negli ultimi 5 anni è stato di circa il 120%, mentre l'S&P 500 ha avuto un rendimento totale di circa il 55% al momento. Ho registrato questo video un paio di giorni fa, quindi non sono sicuro di cosa sia successo da allora. Sono successe molte cose, ma qualche giorno fa questi erano i numeri. Quindi, se avessimo comprato un ETF che replica l'S&P 500 come ad esempio il VOO e Apple, allora avremmo avuto un maggior ritorno dell'investimento perché avremmo aggiunto Apple che è stato vincente. Ora, se Apple fosse l'unico titolo posseduto in aggiunta a VOO e che non ha ottenuto buoni risultati sul mercato, questo avrebbe avuto l'effetto opposto. Ma in realtà, penso che questo sia un ottimo modo per molti investitori di iniziare. Spieghiamoci meglio. Immaginate di essere in possesso di VOO come pacchetto azionario principale. Andando avanti e compriamo qualche azione che ci piace, quelle che abbiamo studiato e che pensiamo possano guadagnare moltissimo nei prossimi anni. Diciamo che il VOO è il nostro principale pacchetto. Forse rappresenta il 30, 40, 50, 90% del nostro portafoglio complessivo. Qualunque sia il numero, dipende da noi. Ma poi aggiungiamo selettivamente alcuni titoli che sono più sicuri per noi, probabilmente già compresi nel nostro ETF, magari un'azienda come Apple e poi magari una Microsoft. Una volta che raggiungiamo i nostri prezzi di ingresso, possiamo prendere ancora un'azienda come Disney. Oppure possiamo aggiungere una posizione maggiormente difensiva e decorrelata dalle altre come AutoZone. Ora, questo tipo di portafoglio si chiama in realtà portafoglio satellite e chiaramente utilizza una combinazione di azioni ed ETF e penso che questo sia un ottimo modo per ottenere un portafoglio diversificato e allo stesso tempo buttarsi per scegliere dei singoli titoli. Se VOO, che vediamo proprio qui, diciamo compone per l'80% del nostro portafoglio, mentre gli altri 4 rappresentano il 5% ciascuno. Bene, se la media di questi 4 ha superato la S&P, avremmo delle prestazioni maggiori. Se hanno avuto un rendimento medio basso, avremmo prestazioni inferiori, ma il nostro zoccolo duro, rappresentato dal VOO, che sono le 500 aziende dell'S&P 500, manterrebbe tutto su per giù a quel livello. Ora, questo funziona sia dal lato positivo che da quello negativo.
Come molti di voi possono notare, quando il mercato azionario crolla in modo incisivo, è sicuramente il momento migliore per entrare in gioco nella scelta di singoli titoli. Warren Buffett ha dimostrato, scegliendo le migliori aziende e tenendole per molto tempo, se non per sempre, rappresenta un modo straordinario per costruire la nostra ricchezza. Naturalmente, la scelta delle singole azioni dipende in larga misura dalla nostra capacità di ricerca e di identificare i grandi titoli a lungo termine. A mio avviso, se siamo degli investitori consapevoli e sappiamo mantenere un portafoglio ben diversificato, possiamo dedicarci a selezionare quelli che riteniamo essere i migliori titoli da tenere nel lungo termine, facendo fronte al rischio e alle nostre esigenze, chiaramente supponendo di averne il tempo e la capacità. Di prospettiva, invece, ritengo che la scelta di singoli titoli in combinazione ed uno zoccolo duro costituito da uno o più ETF ad ampio raggio sia la scelta migliore per iniziare ad approcciarsi a questo mondo, iniziando così a prenderci le nostre responsabilità, ma mantenendo tutto sommato un buon profilo di rischio. Ora, se vuoi saperne di più su come iniziare a identificare degli ottimi titoli per il lungo termine, allora segui questa playlist e non perderti ogni nuovo video iscrivendoti al canale. In descrizione troverai inoltre molte altre risorse utili per il tuo percorso. Voglio ringraziarvi per essere rimasti con me fino alla fine del video e di sostenerci sempre. Ci vediamo nei prossimi video. A presto!